abbiamo chiesto un primo contributo, che ora presto vedrete in diretta, a Paolo Gubitta. Paolo Gubitta è un docente dell'economista dell'Università di Padova, docente di organizzazione aziendale, quindi vive direttamente dal punto di vista accademico, ma calato nel pratico, il mestiere di economista. A lui abbiamo chiesto di raccontarci questo lungo periodo di transizione che la nostra economia sta vivendo e verso quali limiti ci sta portando ad approdare. Andiamo con Paolo Gubitta. Le transizioni, e in particolare le transizioni in tempi complessi, sono il filo conduttore dell'epoca in cui viviamo. Corriere Imprese in questi 5 anni ha saputo narrare la transizione delle imprese e delle persone che lavorano. Nel 2015 abbiamo raccontato, abbiamo analizzato la transizione delle imprese che uscivano dalla pesante crisi del 2008 e le abbiamo raccontate all'insegna della resilienza. Imprese pronte, imprese robuste e imprese intraprendenti. Nel 2016 abbiamo importato dagli Stati Uniti il concetto di lavoro ibrido. Abbiamo visto famiglie di lavori sparire ed altrettante famiglie di lavori consolidati evolvere, integrarsi con le nuove tecnologie, con la digitalizzazione, e abbiamo capito, il sistema ha compreso fino in fondo l'importanza della formazione ricorrente, l'importanza di nobilitare il capitale umano facendolo crescere. Nel 2017 il nostro territorio ha subito un altro shock dovuto al fallimento delle banche popolari, quella di Vicenza e quella di Montebelluna, che oltre a mettere sul lastrico centinaia di famiglie, ha reso evidente all'interno dell'impresa l'importanza di una capitalizzazione sufficiente a sostenere i piani di crescita. Le imprese che hanno superato questo shock hanno imparato ad aprire il capitale sociale, hanno imparato ad interagire con gli operatori finanziari, hanno sviluppato un approccio più laico e meno morboso con la proprietà dell'impresa. Ne è nata una nuova generazione di imprenditori e di imprenditrici che sapranno, che hanno saputo e che sapranno gestire la crescita dimensionale, relazionale e manageriale delle nostre imprese. Nel 2019 un'altra transizione ha fatto capolino all'interno del nostro territorio ed è la transizione verso la sostenibilità, da scelta possibile a scelta necessaria. Abbiamo visto imprese che hanno cambiato i loro modelli di business adottando le logiche dell'economia circolare e abbiamo visto imprese che anche grazie all'innovazione legislativa delle società benefit hanno trasformato, hanno guidato la transizione delle loro imprese da essere imprese for profit a diventare imprese for benefit. Nel 2020 un altro shock ha invaso il Nord-Est e tutto il mondo, a dire il vero, ed è stata la pandemia da Covid-19. Una pandemia è un evento, uno shock imprevedibile, uno shock paralizzante, uno shock fulmineo. Durante i 100 giorni del lockdown primaverile, dei mesi di marzo, aprile, in parte maggio con la fase 2 del 2020, le imprese hanno imparato 3 cose. Abbiamo e hanno sdoganato lo smart working, apprezzando il lato gentile della trasformazione digitale che porterà con sé una revisione dei modelli organizzativi delle imprese e del modo di lavorare delle linee manageriali all'interno delle nostre imprese. In secondo luogo, hanno apprezzato un po' meno, da certi punti di vista, la globalizzazione, che porta con sé grandi vantaggi, ma che porta con sé anche una forte interdipendenza. Hanno compreso e hanno sviluppato le capacità per gestire reti locali di fornitura, non solo nel territorio di appartenenza, ma anche in altri territori. Le logiche della localizzazione dell'impresa sono cambiate e molte imprese lo hanno capito. In terza battuta, il terzo punto è che le imprese e le maestranze hanno scoperto di poter e di saper essere ligi alle regole. Regole pensate non solo per il bene della società, ma anche per il bene dell'impresa. Questo è implicitamente un monito per il legislatore, che impari a costruire regole per le imprese e per la società comprensibili e utili. E per il futuro? Ma per il futuro auspico che tutto quello che vi ho detto, che è il patrimonio di conoscenze, di esperienze e di competenze che abbiamo sviluppato in questi 5 anni,
diventi non più e non solo il patrimonio di poche imprese e di poche persone che hanno saputo cavalcare queste transizioni, ma diventi patrimonio di tutti. È necessaria questa transizione perché dietro l'angolo c'è la nuova transizione dei prossimi anni ed è la transizione verso l'inclusione, che ci porterà in dote quel bene incommensurabile che si chiama capitale umano, perché le persone, soprattutto se competenti, vogliono vivere e lavorare in ambienti inclusivi.